La falce di martello, la bandiera rossa, il fazzoletto rosso, la piazza rossa, l'armata rossa, il mito di Lenin, lo slogan molto italiano Viva Marx, viva Lenin, viva Peppe Stalin, la rivoluzione d'ottobre, l'imperialismo americano, Che Guevara, Salvador Allende, la classe operaia, gli operai, gli studenti, studenti e operai uniti nella lotta. C'è tutto questo e ovviamente molto più di questo nell'anniversario rotondo dei 100 anni della nascita del Partito Comunista. Un evento che è stato celebrato il 21 gennaio del 2021 e in molte celebrazioni si è detto che la storia del Partito Comunista è la storia di un partito che parte rivoluzionario e diventa democratico. In questo libro di cui vi ho appena letto l'incipit, scritto con Mario Pendinelli, Quando c'erano i comunisti, edito da Marsilio, noi per la verità esponiamo una tesi diversa, cioè noi siamo convinti che il Partito Comunista nacque democratico e in qualche modo siamo convinti che non nacque a Livorno, dove pure si verificò la scissione del Partito Socialista che diede formalmente origine alla nascita del Partito Comunista d'Italia. No, noi pensiamo che il Partito Comunista era già nato a Torino, nelle piccole stanze della redazione del giornale L'Ordine Nuovo, ed era stato fondato da quattro geniali studenti di 20 anni, Gramsci, Togliatti, Tasca e Terracini. Questi quattro ragazzi, poco più che ragazzi universitari, avevano colto la novità dell'industrializzazione di Torino, la nascita della grande fabbrica, del capitalismo, dell'automazione, dei 25.000 lavoratori che costituivano l'aristocrazia operaia. Ecco, in questo avevano visto un valore e il grande valore del cambiamento, e mai e poi mai avrebbero pensato che tutto questo andasse distrutto da una rivoluzione. Per questo noi pensiamo che il partito nacque democratico. Questo libro è una ricostruzione giornalistica piuttosto accurata, abbiamo letto molto, abbiamo visto molti documenti, abbiamo raccolto anche degli episodi di vita quotidiana dei grandi dirigenti del partito, delle tragedie, delle difficoltà, soprattutto quella di Gramsci, che in fondo è il vero grande protagonista di questo racconto. L'altra cosa che ci ha fatto riflettere è la morte del partito, che è fissata appunto in corrispondenza con la caduta del muro di Berlino e con il cambio di nome, con la famosa riunione della Bolognina in cui Achille Occhetto decise appunto di cambiare il nome del partito. Noi pensiamo che in realtà la morte del PC fosse avvenuta prima e fosse coincisa con la morte di Berlinguer, il segretario che ebbe il grande merito di trascinare il partito verso la modernità, che aveva preso a correre, però forse di non riuscire a salire sul treno che non lo aspettò e di restare interno a un orizzonte comunista che in quel momento in Europa aveva fatto il suo tempo. Questo è un po' in poche parole il racconto del libro. La vera conclusione di questa storia noi la fissiamo alla grande crisi del capitalismo finanziario del 2008 e anche alla grande crisi del Covid di questi ultimi 2 anni, che ha messo in discussione tutti gli equilibri, non solo quelli economici, ma anche quelli sociali e sanitari del mondo. È un momento di avviare una riflessione per la sinistra e noi speriamo che questo libro possa contribuire ad arricchirla.